chiama questa pace nei nostri cuori innanzitutto, chiedendo perdono di tutti i nostri peccati, per poter essere degni di celebrare i divini misteri in questa festa del nostro Santo Patrono Gioverano. Tutto ciò che abbiamo sentito
non è soltanto per quelle categorie che io ho semplicemente qui accennato, ma è per tutti noi e per tutta la Chiesa. Noi questo lo possiamo dire senza ombra di smentita, in quanto la parola di Dio è proprio questo, cioè la buona notizia, ossia il dono di Dio. Anzi, è Dio stesso che entra nella nostra storia, nella vita di ciascuno di noi, per poterla illuminare, nutrire e sorreggere. Spesso ci capita di rivolgere al Signore soltanto il pensiero, invocandolo, pregandolo, affinché possa venirci incontro per sollevarci dai problemi e fastidi che ci affliggono e che spesso sono il nostro assillo quotidiano. Non che questo sia sbagliato, ma è molto parziale. Davanti a queste situazioni il Signore ci dice e ripete quanto abbiamo sentito: venite a me, ossia orientate la vostra esistenza, il vostro cammino, il vostro progetto di vita verso di me. E cosa capita poi? Tutto il resto verrà di conseguenza. Anche dinanzi ai mali della storia, pensiamo alle guerre, alle continue violenze e ingiustizie, abbiamo questo invito, questa proposta del Signore: venite a me. Quindi è come se dicesse: lasciate perdere tutto quanto vi possa allontanare da me e vi porta fuori, fuori strada, generando incidenti irreparabili. Perché tutto questo? Perché il Signore stesso ha detto: io sono la via che porta alla verità e alla vita. La preghiera per la pace e sui mali di giustizia non sia perciò ridotta all'invocazione affinché Dio possa fare il suo dovere. Una volta si dice così: faccia il suo dovere Dio, quasi di risolutore dei nostri problemi e per di più a prescindere anche dalla nostra volontà. Il criterio invece è un altro, quello che tiene insieme le due realtà, ossia il volere di Dio e le intenzioni delle persone. Perciò proprio per questo motivo il Signore dice ancora: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Parrocchia Santa Maria della Centro. Parrocchie San Giuseppe, Sant'Egidio, Santa Maria. Parrocchia Santissimi Pietro e Paolo, quando? Parrocchia San Liberato a Valle Martire. Santuario Madonna del Ponte Nariscalo. Parrocchia Santissima Annunziata e San Silvestro, Taizzano, Borgheria. Parrocchia Sant'Antonio di Padova. Parrocchia San Nicola di Bari. Parrocchia San Lorenzo Martire. Parrocchia San Faustino e Giovita. Parrocchia Santa Maria di Testaccio. Parrocchia San Lino Papa Martire Grignes di Varnoia e Poggio. La comunità di Grandi onora San Giovenale. Giovenale, patrono e protettore della nostra città, accogli a noi tutti.
San Giovenale, tu primo vescovo di Napoli, mosso dallo Spirito Santo, seguito dalla lontana terra d'Africa, e il percorso alle strade della nostra città annunciando il Vangelo della vita, convertendo i peccatori e testimoniando la misericordia di Dio Padre buono. Intercedi per la nostra Chiesa di Terni, Napoli, Amelia, e fa che tutti noi, guardando la fede dei nostri padri, sappiamo ritrovare ogni giorno la strada del bene e cercare la verità che ci permette di chiamare anche i nostri nemici e così costruire oggi nel nostro ambiente la pace che hai saputo insegnarci e la gioia vera che ci hai testimoniato. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.